Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, una puntata diremo liquida, ma liquida di qualità, perché? Beh, cominciamo dal comprendere cosa c'entra il consorzio che tutela la tequila messicana con il consorzio che tutela il prosecco DOC. Scopriamolo in questo servizio. Treviso, capitale mondiale dei prodotti a indicazione geografica protetta. Il capoluogo di Marca è stato teatro della prima assemblea in terra italiana di Origin, organizzazione internazionale dei prodotti tutelati all'origine, che ha scelto come soggetto di riferimento per l'organizzazione dei lavori il consorzio Prosecco DOC. Qui ci sono 160 delegati da oltre 50 paesi, le più importanti denominazioni al mondo fanno parte di questa organizzazione, per cui averle in casa nostra è la testimonianza del ruolo che oggi il Prosecco DOC riveste nel mondo. Nel convegno adatto in scena, Ca' dei Carraresi, tra le eccellenze dell'agroalimentare italiano e le grandi denominazioni mondiali come il caffè boliviano e la birra bavarese, il messicano tequila, il distillato peruviano pisco, il whisky scozzese e l'olio d'argan marocchino, l'opportunità di approfondire le questioni sulla tutela dei prodotti, a cominciare dalle norme che attualmente vigono nei confini dell'Unione Europea. Abbiamo introdotto una norma che obbliga gli Stati membri al ritiro del prodotto sullo scaffale quando c'è un'evocazione. Naturalmente questo lavoro ora bisogna estenderlo fuori dai confini dell'Unione, ma ovviamente non valgono le regole europee fuori dai confini dell'Unione, per cui dobbiamo lavorare attraverso gli accordi commerciali per cercare di promuovere un accordo con i vari paesi che rispettino queste norme europee. E la contraffazione in particolare resta una questione delicata per il mondo del prosecco, prodotto tra i più imitati al mondo. Il prosecco è il prodotto che vanta il maggior numero di imitazioni. Su circa 2200 contraffazioni bloccate sul web, oltre 750 sono prosecco. E questo è anche il segnale del successo del prodotto. Fra l'altro abbiamo una cooperazione molto forte col Ministero dell'Agricoltura tedesco e con tutti i lender che ci consente di bloccare i falsi prosecco anche sul territorio tedesco. Una cooperazione che funziona benissimo e che è un modello di riferimento europeo. Tutela dalle contraffazioni ma anche tutela del paesaggio, un tema esteso all'intera assemblea e che vede oggi il consorzio Prosecco DOC come una delle più grandi e influenti denominazioni impegnate nella sostenibilità ambientale. Ci consideriamo dei driver in questo momento perché abbiamo questa grande responsabilità per fare in modo che la nostra denominazione dia delle indicazioni ben precise, come lo stiamo facendo nella riduzione di fitofarmaci, del glifosato, nella costituzione delle siepi, nel mantenimento delle siepi per creare bellezza nel paesaggio. L'importante è avere un paesaggio bello e lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi un paesaggio ancora più bello. Un confronto tra diverse esperienze che ha portato anche a una stretta di mano tra realtà lontane come quelle del Consorzio Prosecco DOC e del Consorzio Messicano del Tequila, firmatari di un accordo internazionale per la tutela dei rispettivi prodotti. Questo è un cambio, intercambio di conoscenze. Per noi è un grande onore fare questo tipo di cooperazione perché la tutela è uno dei problemi più importanti. Sappiamo innanzitutto quanto è importante il mercato del Prosecco in Messico e anche l'interesse di sviluppare la tutela e la promozione del tequila in Italia. Questo è l'inizio proprio di una lunga collaborazione.